Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e chiese: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. In questo racconto c'è una necessità umana, in questo caso il poter vedere, che Gesù viene a soddisfare, come ha già fatto in altri episodi, la moltiplicazione dei pani e pesci, la guarigione fisica, eccetera, tanto da sembrare di dare ragione a tutta una serie di predicatori che annunciano il Prosperity Gospel, il Vangelo della prosperità, riassumibile nell'idea che il benessere fisico e finanziario sono segni del favore divino e che dunque devono essere l'oggetto principale della nostra preghiera e ricerca spirituale. Proviamo però a guardare, a leggere il brano senza la fretta di sintetizzarlo in poche parole, piuttosto lasciandolo parlare nella particolarità di quello che dice. Ci accorgiamo che non si tratta della descrizione di una semplice guarigione, ma del riconoscimento della proclamazione di Gesù come il Salvatore e gli effetti che questo produce. Per prima cosa si nota che viene riconosciuto, probabilmente dall'accento con cui parlava, come il Nazareno, cioè un giudeo, quindi proveniente da una zona che forse nemmeno avrebbe ereditato la salvezza promessa. Eppure lo chiama figlio di Davide, cioè appartenente alla stirpe di Giuda, che invece era l'epicentro della salvezza. Anzi, proprio da questa stirpe sarebbe venuto il Messia e non certo dalla Giudea. Non potendo vedere, si affida alla sua voce e grida la sua confessione di fede dicendo in greco quelle stesse parole che il nuovo messale ha riportato in uso al momento di iniziare la celebrazione eucaristica: «Eleison me». Questa espressione, a differenza del latino «miserere mei» o dell'italiano «pietà di me», non indicano le parole di un bisognoso che si rivolge a un potente per ottenere il suo favore, ma sono le parole di chi ha riconosciuto la misericordia e la bontà di chi gli sta di fronte e chiede di farne parte. Infatti, prima ancora di ottenere il miracolo, viene fatto notare che il cieco letteralmente abbandona il mantello per andare da Gesù. Non è un dettaglio da poco, perché il mantello era l'indumento più importante, senza il quale non avrebbe potuto superare il gelo della notte. Altro che chiedere qualcosa a Gesù, il cieco abbandona tutto se stesso nelle mani del suo Salvatore perché lo riconosce come la fonte di ogni bene. Non solo non tiene niente per sé, ma lo stesso dono ricevuto lo mette a servizio del regno seguendo il suo Signore. Il Vangelo dunque non ci insegna come ottenere dei favori da Dio, ma viene a rivelarci quanto Dio sia buono al punto da condividere con noi la sua misericordia.